Il pitbull Aci è salvo, rischiava la morte per eutanasia. OIPA dice ora per lui una nuova vita. La notizia arriva dall'associazione animalista che spiega: il comune di Verbania all'inizio di quest'anno aveva preannunciato la possibilità di sopprimere Aci, un pitbull di 4 anni ritenuto pericoloso in mancanza di una soluzione alternativa alla custodia. L'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, tramite il proprio ufficio legale, inviò allora due diffide al comune chiedendo di non procedere alla soppressione dell'animale. Ma ecco il lieto fine: Aci è salvo ed è stato trasferito in una struttura in provincia di Torino, dove sta seguendo un percorso di rieducazione affiancato da un'equipe composta da un veterinario comportamentista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo. Aci sta seguendo un percorso educativo con un professionista che, con competenza, passione e amore, sta ottenendo ottimi risultati e conquistando la fiducia del cane, spiegano dall'ufficio legale di OIPA. Aci è seguito anche dall'associazione Amici degli Animali, che sin dall'inizio ha contribuito a salvarlo e che sta sostenendo le spese. Una vicenda conseguente anche alla totale mancanza di una normativa a tutela di cani di un certo tipo acquistati o adottati da soggetti inidonei e spesso abbandonati nei canili. Aci era colpevole di un solo episodio accertato di aggressività nei confronti dell'ormai ex proprietario e non si conosce l'effettiva dinamica dei fatti e delle motivazioni che avrebbero scatenato la reazione del cane, continua il legale. Dalla documentazione che abbiamo ottenuto con l'accesso agli atti non sono emerse prove fattuali riguardo all'aggressività incontrollata del cane, tali da giustificare, ha concluso, la necessità di eseguire l'eutanasia.